Buongiorno a tutti ragazzi, qua Rossi Nuove Esperienze. Oggi siamo in un nuovo video e un nuovo format, il primo vero format di Nuove Esperienze. Oggi faremo la prima puntata di Roma con Nuove Esperienze. Come prima puntata vi proponiamo questo itinerario che vi racconterò più tardi. Adesso, come si vede, siamo entrati in metro A. Indovinate nei commenti la stazione. A dopo. Come si può vedere, stiamo a Valle Aurelia. Prenderemo la metro A fino a Termini, poi prenderemo la linea limitata fino al 7 gennaio, la Free numero 1, e poi prenderemo il 62 deviato fino a Stazione San Pietro e poi la FL3 per fare un giro circolare e ritornare a Valle Aurelia. Questa è la stazione, noi scendiamo a bordo del treno CAF. Banchina in direzione Anagnina. Siamo in metro A. Ci vediamo dopo. Sta arrivando la metro A CAF 2004. La vettura 39 di sembra che ragazzi, come si può notare, stiamo a bordo del treno. La prossima volta viene sempre da sinistra. Perfetto. Comunque, questo ricordo che nello speciale 500 iscritti. Ogni 100 iscritti uscirà una puntata di questo format. Quindi questa idea l'abbiamo avuta ultimamente, quindi diciamo da poco. Però spero che vi piaccia, se vi piace mettete like, scrivete un commento, mi piace. Speriamo che anche i prossimi episodi vi siano graditi. Siamo quasi a Tomiano e siamo quasi a metà per arrivare a Termini. Ci vediamo dopo. Prossima fermata, Flaminio, Piazza del Popolo, corrispondenza con la Ferrovia Regionale Roma Città Castellana. Tempo, uscita lato destro. Ragazzi, eccoci arrivati a Termini, corrispondenza con stazione Ferrovia Termini. La prima tappa è andata, adesso usciamo. Comunicazione di servizio, la TP, contatti il box di stazione. Ragazzi, ricordatevi sempre di uscire se venite come me da Valle Aurelia o anche altre stazioni. Uscite sempre in fondo dove c'è l'uscita metro B, piazza dei 500. Adesso andiamo dritto, usciamo. Consiglio questo itinerario fortemente. Poi la Friuno può essere anche sostituita da altre linee perché è gratis, quindi la prendo anche se ho l'abbonamento. Vi consiglio questo itinerario per non spendere quei 20-30 euro che io farò in bus panoramico, poi vedrete che giro farà. Bello. Adesso usciamo. Dicevo che mi è preso un colpo perché pensavo di non uscirne di questo territorio di linea B, però vi consiglio sempre di uscire qua perché adesso vedrete una enorme distesa di autobus. Siamo a Termini ed eccola qua. Allora, io consiglio il 64 che è diretto, però se volete farvi un giro al centro consiglio il Free 1 e così vedete anche di più Roma, la Fontana di Trevi, di più. State là dentro e potete scendere liberamente dove vi pare. Se no il 64 è diretto, però
per deviare un po' e andare anche al centro, vi consiglio il F1, che dal 7 gennaio non sarà più disponibile. Quindi, diciamo, giro festivo questo. Come speciale 500 iscritti. Siamo sul F1, come si può vedere. Siamo sul F1, che ci porterà a circolare Termini in largo Frigge. No, questo è il primo Termini. Venite sempre a via De Nicola, perché è nascosto, per far, la tech vi vuole far pagare. Venite qua, salvate il video, se vi potrebbe essere utile. Se no, chiedete qualcosa per largo Frigge dal 7 gennaio in poi. Dopo 5 minuti siamo partiti da Termini De Nicola. Linea totalmente gratis. Per sempre, nel 7 gennaio, mannaggia. Prossima fermata nazionale Torino. Prima meraviglia del percorso, piazzale della Repubblica, cinema moderno. Là. Prima bellissima attività di questa linea. Abbiamo un'altra meraviglia, il traforo di Umberto I. Siamo dentro un traforo. Non è proprio una pecca, ma si chiama le gallerie e tunnel. Fa consigliare. La prossima anche Tritone, Fontana Trevi. E consiglio di andarci. Arrivata a Largo Chigi. Barra San Claudio, è la stessa cosa, Largo Chigi sta dietro al palazzo subito. E osserviamo Piazza di San Silvestro con questo stupendissimo albero rosso. Adesso, nella decina di minuti, dobbiamo beccare la corrispondenza con la linea 62 che ci porterà. In verità portava prima del casino dei lavori di San Pietro, chissà. Portava a Traspontina, vicino all'università LUMSA, ma adesso porterà a stazione San Pietro FL e poi prenderemo il treno per una fermata di FL3 di Trenitalia e faremo il giro anellare che completerà il nostro giro, che è Valle Aurelia. Così abbiamo fatto un'intera circolare, chi vuole venire a Roma e in un giorno e vuole vedere tutta e alloggia a Valle Aurelia o anche alle fermate prima. Questo è un video d'esempio. Raga, ecco la linea numero 62, eccola qua. Scavi della metro C che aprirà nel 2032. Oltre 66.000 metri cubi di terra. Se scendete a via Torre Argentina, qua possiamo esplorare qualche resto di Roma antica di fuori. Siamo ad Argentina, precisamente. Ragazzi, siamo imbottigliati qua a lungo di Verenzasi, ospedale Santo Spirito, un bordello, ragazzi, assurdo. È da 10 minuti che siamo qua, assurdo. Adesso dovremmo uscire da questo anche bellissimo dietro Castel Sant'Angelo, usciamo da questo labirinto, facciamo un altro traforo di questo video, viene il crocifisso e siamo alla stazione San Pietro, ce la vogliamo fare. Siamo ufficialmente usciti dal studio, adesso stiamo andando dentro un traforo. Abbiamo veramente 5 secondi dentro. Eccoci, adesso la bambina Gesù. Siamo all'altro traforo e adesso una passeggiata perché non c'è molto traforo. La prossima che deve andare a San Pietro deve scendere, che è Porta Cavalleggiata. San Pietro. Siamo in Porta Centrale perché là siamo arrivati tardi. La prossima è Crocefisso.
la ultima fermata prima della stazione. Siamo sempre sulla linea 62 deviata, stazione San Pietro. Adesso andiamo a prendere la linea FL3. Saliamo. Poi uscirò un video a parte con il tour completo di Roma San Pietro prossimamente. Adesso stiamo sulla FR3. Ragazzi, eccoci a Valle Aurelia. Questo è il treno 21250 per Bracciano. Scendiamo in direzione... E restiamo al punto in cui siamo partiti. Eccoci al punto di partenza. Siamo ritornati esattamente qua. Quindi ragazzi, per l'esperienza è tutto. Lasciate like per avere presto la parte 2 e l'episodio 2 del tour. Lasciate tanti like ed uscirà presto. Bella.